aspetta, che stava del codice fiscale? Si stava dicendo il codice fiscale. Si dice che il sesso forte è l'uomo, il sesso forte è la donna. Le mamme sono forti, ma noi stamattina vanno a fare la spesa. C'hanno il carello, due ragazzini attaccati al collo, un altro legato in vita col cane che lo portano dietro così e tutta la spesa, delle bestie. Forti le mamme. Sembra un autotreno di Iveco. E manca il cartello trasporto eccezionale dietro le mamme. Sono potenti, instancabili, ma allo stesso tempo sono anche tenere. Appena tu le guardi in faccia, capisci subito il loro stato d'animo. Appena rientri a casa, vedi tua madre che sta de spalla ai fornelli a cucinare molto nervosamente il pollo alla cacciatura, avvolta in una nube di fumo. Se gira sembra lucido. Un odore di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per sentire la pelle di pollo fatta da bene, che io da pollo la devo chiudere, se no ne la faccio. E tu, ciao ma? E lei non risponde. Te parte subito la goccia del sudore, oddio che ho fatto? Ma subito, oddio che ho fatto? La coin non ce l'ho più, non la borsetta ma la chiudo ormai. Sono 3 mesi che mi faccio siga. Mi sembra tutto a posto, mi sa cosa mi del saluto, allora ammetti. Ama ciao! Appena diciamo ciao comincia a sfogarsi con tutti gli oggetti di casa, via la cucchiarella, la stringe così forte che parta la musica dei goblin. A ogni occhiata tu madri i fiamme dei fornelli si alzano. A un certo punto abbiamo sentito uno sparo e il pollo alla cacciatura si era sparato. E i patate che hanno cominciato a piare a smarire e si sono cominciati a flagellare. Quell'infame del gatto appena visto è brutta appesa la molletta, raga, io scendo, non mortacci del lontano. Ora lascia un pochino fuori appena visto mi pare così, mi sa che ne è ora. Pum, mi rientrano dentro. A un certo punto ad ogni occhiata tu madre brucia, che a un certo punto pure i goblin se ne sono andati, se ne hanno fatta più. Allora va verso tu padre che sto 2 ore che sta seduto sul divano col telecomando in mano e cade di giorno spenta. Poi tuo padre dice papà che è successo? E tu padre con la frase che fa capire tutto. Oh, non per caso a me, lo dico. Mi stanno a massacrare, no.